caso del cane ucciso a mezzanotte è un romanzo di formazione scritto da Marcaddo nel 2003 e pubblicato prima dalla casa editrice Naudi e poi da Mondadori Education. Il libro narra la storia di Christopher, un ragazzo di 15 anni affetto dalla sindrome di Asperger che una sera trova il cane della sua vicina di casa infilzato da un forcone. Decide così di scrivere un romanzo giallo in cui lui stesso sarà il protagonista. Leggendo questo libro ci sorge spontanea la domanda: quanto di ciò che consideriamo diverso c'è in noi normali? Attraverso questo libro capiamo che i sentimenti, le sensazioni e i problemi di Christopher non sono poi così diversi dai nostri. Amante della logica e della matematica e grande osservatore, Christopher, grazie al suo coraggio e alla sua curiosità, vivrà delle avventure che lo porteranno a superare i propri limiti. L'autore si immedesima perfettamente nel personaggio di Christopher, unico e vero protagonista della storia che non ci si stanca mai di ascoltare. Però perché tra i tanti romanzi che possiamo trovare in una libreria dovremmo scegliere proprio questo? Beh, innanzitutto per la creatività con cui Marcaddon ha reso possibile la convivialità di più generi narrativi differenti. Il primo è sicuramente il giallo, in cui ci imbattiamo senza nemmeno bisogno di aprire il libro perché è già ben deducibile dal titolo. Il secondo è lo psicologico formativo, per la realisticità con cui riusciamo ad entrare all'interno della mente del protagonista Asperger. In secondo luogo, perché questo nasce come un romanzo per adulti, ma si presta molto bene anche alla lettura da parte di studenti delle medie e delle superiori, sia per il linguaggio semplice ma coinvolgente di Eddon, sia perché i temi proposti possono aiutare chiunque a saperne di più sull'autismo. Infine, possiamo assicurarvi che questo è tutto tranne che un libro scontato. Infatti si scoprirà poi che il tema principale è l'evoluzione del personaggio di Christopher e l'abbattimento delle apparentemente insormontabili barriere della sua malattia. That's all, folks!